Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente su Nintendo Switch dedicato alla cattura dei leggendari nel parco Rosa Rugosa. Come al solito vi ricordo che per ottenere le lastre per catturare i Pokémon ci servono i frammenti insoliti che si trovano nei grandi sotterranei. Oggi ci occupiamo quindi della piastra distorta, quindi per andare a prendere la versione alternativa di Giratina. Non potremo catturare il Pokémon, sarà lo scontro fondamentalmente più difficile del gioco perché il Pokémon che troveremo è al 100 e ci servirà, se non mi ricordo male, avere Giratina in squadra. Io non ho nessun Pokémon al 100, però teoricamente dovremmo farcela. Quindi adesso andiamo a provare un po' per vedere se effettivamente riusciamo. È una sorta di mondo distorto versione light, quindi in caso preparatevi perché esteticamente è molto appagante da vedere. Stanza distorta, come vedete. Questo sarà l'ultimo leggendario che andremo a catturare qua dentro, eh. Cos'è la piastra distorta? Yeah boy. Eccola qui. La piastra distorta si è inserita e il piedistallo inizia a brillare. È una versione un po' strana di Giratina, vi avviso, eh. Proprio... è proprio bello incazzato. Eccolo qua. Anche la musica ha il suo perché, questa musica, eh. Me la pompo nelle orecchie che è bella. È apparso Giratina. Non potete lanciare Pokéball, eh. Di nessun tipo. Ve lo faccio vedere. Non puoi lanciare una Pokéball. Niente. Io andrei di Nero Pulsar. Tecnicamente questo Giratina dovrebbe avere Sbigo Attacco. Dovrebbe avere Destiny Bond, non Sbigo Attacco. Quindi prepariamoci e stiamo attenti perché potrebbe buttarci KO. No, Dragartigli. Che male. Va bene. Ok, Giratina. Ci penso io. Notte sferza e passa la paura. Sto più veloce io. Ok, nice. Sconfitto. Ma pure brutto colpo. Vabbè, notte sferza mi pare che abbia una buona percentuale di crittare. Buono. Saliamo a livelli alti. Ed ecco qua che ci riporta teoricamente dove eravamo prima, ma al contrario. Mamma mia, che bello che sei, Giratina. Che bello che sei. Sei magnifico. Ecco, come vedete, questa teoricamente non è la stanza dove eravamo prima. Qua troviamo la grigiosfera che ci permette di tramutare il nostro Giratina in quello nuovo. Adesso qua, se non mi ricordo male, se ne può uscire. Ecco qua. Possiamo anche teoricamente rientrare, se non mi ricordo male, è, ecco infatti, sempre al rovescio. Esattamente come il mondo distorto. È un peccato che non l'abbiano introdotto come capitolo extra, però hanno voluto fare un qualcosa di estremamente fedele. Ecco qua. E noi ce ne possiamo anche uscire. Allora. Come vi avevo detto, dando a Giratina questo oggetto, verrà tramutato poliedro splendente da dare a Giratina, mentre la potenza delle mosse di tipo drago è spettro. Guarda. Eccolo qua, si trasforma. Giratina ha cambiato forma. E diventa la forma che vi dicevo. Di base comunque è sempre lui. Adora dimenarsi, mangia di tutto. Grotta rito... vabbè, ci siamo già stati alla grotta, l'abbiamo catturato insieme. Non è granché in realtà. Quello che ho catturato io di Giratina. È un Giratina abbastanza mediocre. Però questo è quanto. Così si trova il nostro Giratina versione... finale, diciamo. Versione originale. Di lui non ci viene data nessuna statua, purtroppo. Guarda, anche passando, niente statua. Niente. Ci puoi anche parlare. Non ci dice niente riguardo la statua. Questo è un grosso peccato. Comunque, linea massima, qua non ci daranno più nulla. Quindi avere frammenti non ci servirà praticamente più a niente. Abbiamo fatto tutto. Gli altri Pokémon, quindi il trio degli uccelli, Lugia, sono esclusivi. Sono esclusivi dell'altra versione nel mio caso. Quindi dovrò farmeli scambiare se sono interessato. Ma questa è la parte dedicata ai leggendari. Prossimi due episodi andremo a sfondare la Lega. Quindi mi raccomando, siateci. Perché sarà l'ultimo episodio. Saranno gli ultimi episodi dedicati al mio let's play. Per quanto riguarda la storia. La parte... oddio, neanche la storia. Il walkthrough dall'inizio alla fine.
Poi ovviamente ci saranno altri contenuti a tema Pokémon, Diamante Perla Remix sul mio canale, perché voglio portare ancora qualcosina. Però quello vediamo. Grazie della visione, boys. Alla prossima.